Siamo a Disney Italia, dove si sta svolgendo la presentazione di Disney Infinity, nuovo titolo, nuova IP, che fa uso di queste statuette che si animano sullo schermo e permettono ai giocatori di interagire con i personaggi della Disney. Un concept che in qualche modo ci ricorda Skylanders, ma che in realtà si è rivelato più complicato di quanto pensassimo. Vediamo perché. Che ci crediate o no, non è così semplice descrivere Disney Infinity. Senza pensarci troppo potremmo etichettarlo come un platform tridimensionale che fa uso di pupazzetti interattivi acquistabili a parte. Un concept che indubbiamente sembra ricalcare quello introdotto qualche anno fa da Skylanders, gioco firmato Activision che ha ottenuto un enorme successo fra i più piccoli. Avalanche, sviluppatore del gioco, non nega le analogie con il prodotto concorrente, ma al contempo ne prende le distanze, come ci ha spiegato il lead designer di Disney Infinity, Jason Richards. Sentite cosa ci ha risposto quando gli abbiamo chiesto cosa questo gioco abbia in comune con Skylanders. It's a good question. I've been asked that before. È una bella domanda, me l'hanno già chiesta. Oltre ai giocattoli, il gioco è totalmente differente. Abbiamo iniziato a sviluppare Disney Infinity ai tempi di Toy Story 3. Il gioco di Toy Story 3 aveva una modalità scatola dei giochi e volevamo sviluppare ulteriormente l'idea. Iniziamo a sviluppare una sorta di sequel del gioco, ma erano passati molti anni dall'uscita del film. Così, quando Skylanders uscì e iniziarono a vendere i pupazzetti, pensammo che non fosse una cattiva idea inserire in un videogioco come questo dei giocattoli. Ma a parte questo aspetto, i due videogame sono completamente diversi. In effetti le affermazioni di Jason Richards possono essere verificate già nei primi minuti del gioco. Appena si entra in Disney Infinity si scopre una modalità chiamata scatola dei giochi, nella quale è possibile modificare l'ambiente a proprio piacimento e creare dei livelli che possono essere condivisi online con la community di giocatori. L'editor di gioco è incredibilmente profondo e intuitivo. Il giocatore può avere accesso a una miriade di oggetti sbloccabili, che includono edifici, piante, ponti, strade, laghi, colline e montagne. Inoltre vi sono parecchi oggetti interattivi, tra cui personaggi, mezzi di trasporto, armi ed elementi distruttibili. Secondo Disney, il gioco si rivolge a un pubblico maschile di età non superiore ai 10 anni e questo ricchissimo editor, secondo gli sviluppatori, permetterà di insegnare ai bambini alcune nozioni di logica e qualche elemento di programmazione per consentire ai ragazzi più talentuosi di crearsi i propri livelli o addirittura dei piccoli videogiochi. Giocando nella scatola dei giochi si ottengono diversi oggetti che presentano elementi di logica. In effetti molti degli oggetti sbloccabili includono nozioni di logica. Nel gioco, grazie a una bacchetta magica, è possibile modificare questi oggetti e assegnare loro dei comportamenti. Ad esempio, si possono creare dei trigger. Quando il giocatore vi passa sopra, l'oggetto compie un'azione o dà il via a un evento. Si potrebbe far cambiare la musica di sottofondo, cambiare il colore del cielo, far apparire un nemico, far scattare una trappola o addirittura cambiare il posizionamento della telecamera. Si potrebbero creare dei giochi a scorrimento laterale, dei giochi con vista dall'alto. Nel corso dei nostri test siamo riusciti persino a creare dei livelli che imitano i vecchi giochi. Ad esempio, alcuni dei nostri ragazzi hanno creato Donkey Kong. Si possono fare davvero moltissime cose. Gli strumenti logici sono un metodo davvero intuitivo per connettere i vari oggetti che costituiscono il gioco e creare ogni genere di situazione o comportamento. Anche se l'editor è l'aspetto che certamente ha impressionato noi giocatori più grandicelli, è evidente che il fulcro di Disney Infinity risieda nei più convenzionali mondi di gioco. Grazie a uno speciale accessorio da appoggiare sul proprio portale, è possibile entrare in vari mondi nei quali utilizzare i personaggi associati. Abbiamo fatto una visita al mondo di Monsters University, a quello degli Incredibili e dei Pirati dei Caraibi, presenti all'interno dello starter pack del gioco. Inoltre, è possibile arricchire la propria esperienza con dei set acquistabili a parte. Ad esempio ci siamo fiondati nel mondo di Cars, dove il gioco si è trasformato in un vero e proprio racing game. Questo è certamente un altro aspetto molto originale, acquistando playset e statuette infatti si può modificare in maniera radicale l'esperienza. Se a questo aggiungiamo il fatto che ogni mondo può sbloccare nuovi oggetti per la scatola dei giochi, ci rendiamo immediatamente conto delle proporzioni gigantesche di questo titolo, che naturalmente sarà in continua espansione. Sfortunatamente i contenuti attivati dall'acquisto delle statuette sono già inclusi nel disco. In altre parole, pupazzetti e playset non fanno altro che attivare delle funzionalità già presenti nel software e pertanto il gioco non potrà essere aggiornato con gli eventuali film e materiali a marchio Disney non ancora annunciati. Ci piacerebbe davvero consentire ai giocatori di andare in un negozio di giocattoli, acquistare il playset quando esce un nuovo film e consentire al gioco di scaricare i nuovi contenuti necessari. Al momento alcune limitazioni tecnologiche ci impediscono di adottare questo modello.
Pertanto i contenuti sono sul disco. In futuro, idealmente, cercheremo di consentire ai giocatori di acquistare un playset o un personaggio in qualsiasi momento, sulla base dei film presenti in sala o anche solo sulla base dei desideri dei giocatori. Al momento non è facile dire se Disney Infinity riuscirà a strappare il primato a Skylanders, ma dopo l'incontro di oggi siamo convinti che ci siano davvero dei punti interessanti che differenziano i due prodotti e che si riscontrano nell'enorme varietà dei mondi di gioco e soprattutto in un editor promettente. Inoltre, grazie alla presenza dei fortissimi marchi Disney, Pixar e Lucasfilm, e magari in futuro anche di Marvel, ci sono certamente dei buoni motivi per ritenere Disney Infinity un prodotto di massimo interesse.